Possiamo iniziare. Allora, Jasmine, oh, finalmente ci ritroviamo tutti insieme, noi tre vecchi amici dell'asilo, esattamente, per parlare di te, però. Cioè, oggi l'argomento sei tu, eh. Cioè, noi vogliamo parlare esclusivamente di te. Dici, Jasmine, come ti senti oggi? Come mi sento? Mi sento da Dio, mi sento benissimo, Corrado, perché ho imparato nel tempo a giocare con la mia emotività, con il mio giardino interiore per mantenerlo proprio, sai, bello. Lo curo tutti i giorni, lo annaffio, ogni tanto aggiungo un fiorellino, poto quello che devo potare. Mi riferisco logicamente al mondo in cui viviamo, che ci impone in questo particolare momento, se vogliamo vivere una vita di significato ed equilibrati e insomma sempre propensi a insomma, parlare, ad avere degli interscambi con le persone, pacati, belli, costruttivi, a mantenere il nostro centro. Ecco, e quindi sto benissimo. Perché sei una poetessa fondamentalmente, io lo so, si vede da come tratti gli argomenti. Pensa che mio padre, a proposito di giardino interiore, mi diceva sempre: tutti noi abbiamo un giardino interiore, ricordati che ogni tanto bisogna concimarlo. Quindi un po' di schifezza ogni tanto gliela devi buttare sopra. Certo, anzi fa parte del gioco, anche la, tra virgolette, schifezza, se ci pensiamo, è quella che fertilizza, no? E quindi, Esatto, infatti in quel senso. certo. Comunque, ragazzi, sono contentissima una volta tanto di essere intervistata invece di intervistare. Ve lo voglio Appunto. A dire. questo proposito ti faccio un'altra domanda subito, perché Vai. insomma sei tu che devi rispondere, ma noi dobbiamo farti le domande. E quindi, siccome ti conosciamo, sappiamo che tu sei veramente tantissima anche nelle tue visioni, ogni tanto te dobbiamo fermare e ti dobbiamo fare la domanda. Quindi adesso te faccio una domanda. Ma Jasmine, ma tu in questo momento così complicato, no? Che porti questa poesia nel mondo, porti questi momenti di riflessione bellissimi, tra l'altro noi li conosciamo perché io come tuo direttore conosco bene il tuo lavoro, so che tu sei una poetessa e quindi hai questa visione anche del mondo molto, molto bella, molto positiva, tenti sempre di trovare cose interessanti. Ma non ti è venuta un po' di tristezza in questi ultimi periodi? Quando penso ai miei cari in Italia, un pochino sì. That's Oh, ho appena detto che è un po' lunghina nelle risposte, mi fai la risposta così. Allora fai fatto Perché apposta, poveretta. è una risposta dell'animo, è una risposta emotiva e che la emoziona. E quindi, come spesso accade, quando ci sono le cose emozionanti, si cerca di usare meno parole possibili, un po' per non piangere, un poco perché c'è veramente tanto dietro. Allora, io mi permetto di inserirmi così, le faccio cambiare un poco argomento. Andiamo nel bello, cioè togliamoci dalla mancanza. Ed entriamo nella ricchezza. Noi oggi vogliamo presentare il tuo progetto. Questo è il progetto, è il culmine di un percorso di giardinaggio. Poco fa parlavamo di giardini, quindi tu hai preso questo terreno, lo hai arato, lo hai seminato con la tua dedizione, con i tuoi video, col tuo tempo, col tuo post. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di averti nel giornale, nella nostra testata, Beta Cosa Press. che mi onora tantissimo e di cui vado fiera. Infatti ho subito messo Jasmine Laurenti at betapress.it, è stata la prima cosa che ho fatto sui social quando è stato il momento di, insomma, avviare questo rapporto di collaborazione. Bellissimo. Un Ti ha fatto arricchimento. anche diventare giornalista, tra l'altro, eh? Che sei diventata giornalista, diciamolo ai nostri ascoltatori. Meraviglioso, meraviglioso. Come diceva Chiara poco fa, veramente come se fosse arrivato nella vita un premio, un riconoscimento a tutto quello che c'è stato negli anni, di cui neppure noi tre eravamo consapevoli perché non ci conoscevamo ancora. Ma il destino, chiamiamolo così, anche se non credo nell'esistenza del caso, ci ha fatti incontrare, vibrare, risuonare alla stessa frequenza, perché questi sono termini che io uso spesso, Chiara lo sa, e questa risonanza sta producendo delle sinfonie bellissime, tant'è che, vabbè, io la butto lì così, poi però anche voi, quando avremo parlato del progetto dopo, eccetera, se volete, se vogliamo, possiamo già
mettere un semino, annunciare un progetto bellissimo che abbiamo insieme come trio, come magico trio. In effetti sì, è un progetto interessante, è un po' tipo Aldo Giovanni e Giacomo, poi dopo lo spieghiamo meglio, però sì, abbiamo l'idea di tenervi un po' di compagnia anche in questo periodo che non si sa se ci sarà un altro lockdown, due, tre, quattro, tutti in casa, tutti fuori casa, boh. Però la nostra idea è quella di dire, vabbè, lo strumento è questo, un po' di simpatia ce l'abbiamo, qualche riflessione la possiamo fare sulle cose del mondo, parliamo delle cose del mondo. Questa è un Fantastico. po' l'idea. Però, Chiara, tu stai facendo una domanda, fai la domanda. Quindi in questa grande, grazie per fare anche un po' la mia parte di Sì, no, perché. recuperare. Grazie, grazie. Una cosa volevo fare e me l'hai tolta. Grazie. Allora, in questo percorso di aratura, coltivazione, adesso siamo in un momento in cui, non ti dico che si raccoglie un frutto, perché non è raccogliere il frutto, è proprio creare un nuovo, luogo in questo giardino, in questo orto. Quindi tu adesso ci stai aprendo le porte a una nuova sezione del tuo giardino bellissimo. È un giardino segreto alla fine, no? È un posto che. È un giardino riservato più che segreto, perché noi lo stiamo rendendo pubblico in questo momento. È riservato alle persone che si predispongono, si aprono, aprono mente e cuore al cambiamento. Cambiamento con la C maiuscola, perché senza cambiamento non c'è evoluzione, senza cambiamento non c'è l'intraprendere una nuova fase della vita, un nuovo percorso. Se pensiamo alla vita intorno a noi, all'avvicendarsi delle stagioni, al moto degli astri, non c'è nulla a questo mondo che rimanga fermo. Nulla, nulla, neppure la terra su cui abbiamo posato i piedi, perché viviamo in un pianeta che ha il suo moto rotatorio e viaggia chissà quanti chilometri orari, non lo voglio sapere. Cioè, siamo in movimento e siamo fatti d'acqua che per sua stessa natura è proprio la quintessenza del cambiamento, del movimento. E la cosa affascinante dell'elemento acqua è che rimanendo se stessa, fedele alla sua vera essenza, fedele alla sua composizione chimica, è l'unico elemento in natura, magico, che noi troviamo in tre stati. Solido, il ghiaccio, quando gela, sotto forma di liquido in condizioni, diciamo così, normali, usuali, e sotto forma di vapore quando evapora. Quindi è se stessa, rimane se stessa, ma in moto perpetuo. E questo moto perpetuo è in noi, che siamo fatti d'acqua per il 75%, anche di più, perché quando nasciamo siamo ancora più acquatici, man mano che prosegue, insomma, il nostro cammino, perdiamo un po' d'acqua, ma è importante mantenerci idratati perché si può morire di sete in Certo. pochissimo tempo, mentre invece di fame, insomma, ci vuole un pochino di più tempo. Ecco, tanto per dire. Quindi l'acqua compone i nostri organi, compone le nostre ossa, il nostro cervello, tutto il nostro corpo funziona grazie all'elemento acqua. Mi ispiro all'acqua perché l'acqua mi fa pensare anche al carisma, che è così necessario per comunicare, perché io posso dare dei dati, posso sciorinare delle percentuali, così dare un'informazione, e i giornalisti lo sanno, cioè fanno questo alla fine, danno delle informazioni, ma il modo in cui tu porgi l'informazione fa la differenza, fa sì che il tuo spettatore sia lì così e gli faccia venire voglia. Il tuo carisma di risintonizzarsi, di ricollegarsi in quel sito, di riprenderti, di seguirti. Oppure, ok, sei un information dispenser, come così, qualsiasi altro, ecco, fornitore di informazioni. Dell'idratazione del carisma. Ma Idratazione del carisma. questo concetto dell'acqua mi piace perché c'è una cosa che io aggiungo, ma che penso che sia un po' il motivo per cui tu ne hai fatto anche un tuo cavallo di battaglia, questo qua dell'emozione acquatica, del fluido. Una cosa che,
tutti dovrebbero sapere che in realtà il mondo è composto, soprattutto il nostro organismo, il 90% d'acqua, cioè noi siamo fatti d'acqua. E l'acqua ci unisce in un modo quasi assoluto. Io vedo molto la coerenza, per esempio, Star Wars, no? La forza che unisce tutti gli individui. E quindi ti dico, effettivamente l'acqua è un po' il nostro contatto universale, no? Quello che ci fa dire, sento che qualcosa è cambiato in Alderaan, che è una famosa citazione di Star Wars, c'è una unione unica, totale. Il modo in cui si presentano le notizie, che tu hai appena citato, e che sai che è un mio cavallo di battaglia, cioè il giornalista deve fare il giornalista, se no fa altro, e quindi no, nel senso, e anche quando si presentano le notizie, Chiara lo sa, perché è proprio come redazione, tu lo sai, cioè il giornalista ha una grande responsabilità, che è una responsabilità emotiva, cioè come si dice una cosa già la fa cambiare. Però il tuo modo di essere così acquatica, così fluida, così universale, perché poi in fondo quando noi cerchiamo la vita sugli altri pianeti, sai cosa cerchiamo? L'acqua. È l'acqua, è che non sembra, non ci facciamo mente locale, ma in realtà è l'acqua che ci unisce a tutti quanti noi. Sai cosa, scusami, ti ho interrotto. Mi è venuto in mente mentre stavi parlando e stavi dicendo una cosa bellissima. L'acqua è antichissima, ci ha preceduti ed è un computer universale, un raccoglitore di informazioni, perché qualsiasi cosa accada a contatto con l'acqua viene registrata dalle sue molecole. La cosa interessante è che, e qui Chiara potrà dire la sua perché è un'esperta di storia delle religioni, quindi è una persona che ha un substrato culturale incredibile sotto questo aspetto, è che, per esempio, prendiamo le sacre scritture, quelle più note sul pianeta Terra alla religione cristiana, la Bibbia, non c'è menzione della creazione dell'acqua nell'Antico Testamento. L'acqua non è stata creata, era già. C'era già! E questo ti fa pensare, wow! Non ho altro da aggiungere, è solo un ricordo, un flash che mi è venuto in mente così e che è molto interessante. È interessantissimo e varrebbe davvero la pena di un approfondimento. Però Jasmine, io voglio parlare di te. Vai. Io voglio parlare del tuo progetto. Quindi la domanda che credo che si faccia chi ci ascolta e chi ha desiderio di venire a vedere cosa c'è in questo giardino riservato è che cosa ci si trova. Quindi chi ti ascolta da sempre cosa trova in più e chi ti sta conoscendo adesso però sente che ha dentro di sé questo desiderio del cambiamento, sente dentro di sé un orientamento che ha un po' la tua strada come nord, no? Mm-hmm. Che dice guarda forse è là che posso trovare la mia risposta. Mm-hmm. Cosa trova? Allora, questo è un giardino incantato dove si possono trovare intanto 5 forme diverse di comunicazione del messaggio. Innanzitutto il messaggio è questo: se tu sei aperto al cambiamento e ti stai facendo le domande basiche che ogni persona che si risveglia si pone, chi sono io? Qual è il mio scopo? E se c'è uno scopo per il mio vivere qui, qual è il mio contributo al mondo? Qual è il mio messaggio? Allora, attraverso la divulgazione di argomenti attinenti comunque alla sfera spirituale in senso ampio, perché ricordiamo, questa è una cosa molto importante, io mi pongo come divulgatrice, non sono una ricercatrice, cioè lo sono ma non è la mia, diciamo così, attività prevalente, mi preoccupo piuttosto di fungere da canale, sempre riferendosi all'acqua come, sai, metafora, di trasmissione del messaggio che viene poi convogliato attraverso 5 elementi. Il vlog, che è costituito dal canale YouTube, che è il blog però sotto forma di video. Il libro per ragazzi, adolescenti e per bambini in età prescolare, che ha come protagonista Ondina. E il nome di Ondina, che è questa eroina acquatica, si riferisce non soltanto all'onda come increspatura d'acqua del mare o del lago, di quello che è, ma l'ondina come frequenza, come energia,
come vibrazione, perché siamo questo, siamo ondine. E quindi a seconda di quale sia la frequenza alla quale vibriamo, proviamo delle emozioni diverse. E viceversa, provando delle emozioni diverse, cambia anche il nostro stato vibratorio. Nelle Sacre Scritture si parla di Dio come di luce, ecco lì siamo a frequenze altissime. E quindi quello che voglio convogliare è l'amore, la consapevolezza del fatto che i valori sono importanti e siccome vengono espressi da parole, anche le parole sotto forma di pensieri, di parole pronunciate e agite di conseguenza, hanno lo straordinario potere di creare la realtà in cui viviamo. Quindi noi sappiamo, ci siamo persi Chiara, si ricollegherà, aspettiamo un attimo. Adesso ritorna, sì. Ecco, adesso ritorna. No, a volte ritornano. Cioè a volte. Allora io intanto che aspettiamo Chiara faccio una considerazione su quello che tu hai detto e poi a me il concetto dell'acqua piace molto perché se tu ci pensi l'acqua è l'unico elemento che tocca tutto, copre tutto, ovunque lo metti va dappertutto, quindi è qualcosa di veramente universale. No, c'è un tema però che mi sembra di capire che in questi tuoi 5 punti di contatto che tu stai creando con i tuoi ascoltatori, con i nostri ascoltatori, vabbè, in generale, con coloro che ti seguono, c'è anche un grosso elemento di risposta. Sì. Cioè tu dai una visione, dai una, come dicevamo prima, una visione semantica del mondo, no? Quindi spieghi come costruire alcune realtà che possono essere positive prendendo quello che c'è e dai modo alla gente di costruirsi realtà belle anche quando vivono in realtà brutte, perché poi la nostra mente è potentissima e riesce certo, a fare cose certo. Assolute. Quindi queste risposte, che tu, è una domanda un po' provocatoria, no? Però tu giustamente l'accetti perché queste risposte, in questi anni della tua esperienza di colloquio, se vuoi anche di educazione, cioè di tirar fuori dalle persone il loro bello, il loro io bello, no? Cioè, ci racconti due risultati bellissimi. Risultati bellissimi, ma guarda, sono quotidiani, Corrado, sono quotidiani perché continuo a ricevere messaggi attraverso vari canali, sai, Messenger, WhatsApp per chi mi conosce, il canale YouTube dove ho aperto la chat. Per me i risultati bellissimi sono le persone che arrivano e ti ringraziano per averle accompagnate per un lungo periodo della loro vita, dapprima come voce dei loro beniamini nei cartoni animati, nei telefilm, nei film che hanno amato, eccetera. Poi hanno apprezzato il cambiamento, nel senso di... Sai, a un certo punto, Corrado, ci si rende conto di avere una missione e che la tua vita non può limitarsi a quello che hai fatto prima, non perché non sia bello o perché tu non sia grato alla vita di averti dato l'opportunità e di averla acchiappata e averne fatto qualcosa di buono, ma perché di vita ne abbiamo una alla fine e in questa vita, quando si scopre il motivo per cui siamo qui, tutto quello che puoi fare, se vuoi essere coerente con te stesso, interno, esterno, ed equilibrato, sereno, e dare un senso alla tua vita, e obbedire a questa ispirazione del cuore. Comunque, mentre torna Chiara, Corrado, io proseguirei nell'argomento della descrizione del progetto dal quale siamo partiti, perché Chiara mi chiedeva in che modo il progetto si declina, cosa c'è in questo giardino, cosa possono trovare i visitatori che verranno. Allora, oltre al blog, oltre al libro per bambini e per ragazzi, il mio progetto prevede la costruzione di una radio web che trasmetta 24 ore al giorno solamente musica a determinate frequenze, le frequenze belle, le frequenze positive, le frequenze e canzoni che abbiano un testo costruito su parole scelte per mettere di buon umore la persona, l'ascoltatore. Perché sai, tante volte noi, anch'io nella vita, ho ascoltato tante volte delle canzoni e mi sono affezionata a queste canzoni in virtù della musica, del ritornello, lo ripetevo così, ci ballavo, ma non mi rendevo conto che il messaggio inviato da queste canzoni non era positivo,
Magari diceva delle cose non belle e le parole costruiscono quello che dicono, si propagano come onde e quindi vanno a creare, a condensare materia intorno al pensiero, intorno alla cosa, al concetto che viene espresso. Quindi, riepilogando, vlog, libro in due edizioni per bambini di diverse età e ragazzi, la web radio, un talk show, che è quello che sto già conducendo in digitale sul canale YouTube, e il film d'animazione, che è il progetto più ambizioso ed è il motivo per cui io sto da tutte le parti creando dei canali per far affluire le risorse necessarie a realizzare questo sogno, coinvolgendo le persone che abbracciano questa visione con entusiasmo e dicono sì, anch'io ho sperimentato o posso sperimentare che le parole sono molto importanti. Sai, Corrado, io non mi stanco di dare la mia testimonianza perché c'è sempre qualcuno di nuovo che arriva. Ho passato un tunnel, sono passata attraverso un tunnel di depressione durato 10 anni, 10 lunghi anni. Questa, diciamo, avventura si è risolta nella luce solo quando io mi sono resa conto che era il mio dialogo interno a non essere utile, a non essere funzionale, perché non mi dicevo cose utili ad affrontare la vita con l'atteggiamento giusto, in modo costruttivo. E non è il pensiero positivista to cure di cui parlano i New Ager, non mi sto riferendo a quello, mi riferisco proprio alla chimica ormonale interna che cambia a seconda di quello che succede proprio grazie al nostro dialogo interno. Ci sono degli studi, delle ricerche, c'è Paolo Borzacchiello che io seguo con grande interesse, che condensa intorno alle sue opere letterarie questo concetto, questa verità, insomma, che siamo le parole che diciamo e costruiamo, ci costruiamo il destino che vogliamo proprio grazie all'uso accorto delle nostre parole. Ecco, ecco che è tornata Chiara. Ciao. Bentornata Chiara. Ciao, probabilmente l'universo ha deciso che non ne poteva più di me in questa chiamata. No, no, ti ho fatto uscire un attimo a vedere se andava tutto bene. Jasmine ha fatto una. Io l'ho lasciata un attimo parlare delle sue cinque punti di contatto per trasmettere il suo messaggio, e però adesso che l'ha fatto mi permetto di aggiungere una cosa, poi ti lascio a te perché stavi dicendo una roba, poi ti hanno cacciata fuori, quindi va bene, non temo. No, allora, una delle cose che secondo me bisogna far capire e comunque rilanciare come messaggio è che le parole che noi usiamo e che noi pensiamo e su cui noi ragioniamo spesso sono in realtà uno strumento che ci viene dato per poter formattare il nostro pensiero e per poter schermare quelle che sono le nostre paure, perché io ricordo sempre una cosa molto bella detta dal mio professore: quando tu riesci a dire una cosa ce l'hai già chiara e non ti spaventa più. Quindi la parola ha veramente un effetto anche catartico, no? Maieutico, ma ce le dobbiamo creare noi. Allora, il tuo canale ha, credo, se ho capito bene, poi tu, Jasmine, mi correggi, però ha come importante obiettivo quello di dare una visione e delle parole positive affinché le persone possano prenderle e costruirsi o riformattarsi la loro realtà per non averne più paura. Esattamente. Quindi credo che il tuo supporto sia importante e non c'è prezzo per una cosa del genere, no? Cioè, io non so quali prezzi hai deciso tu di mettere sui tuoi canali, però direi che se il tuo obiettivo... Guarda, te lo dico subito, Corrado, te lo dico subito. Allora, innanzitutto ho rivoluzionato il palinsesto del canale inserendo delle rubriche che prima non c'erano. E quindi alle rubriche tradizionali, ma a vantaggio di coloro che non conoscessero assolutamente né me, né il canale, né il progetto, eccetera, le dirò tutte. Il lunedì è dedicato al live reading, quindi la mia esperienza pregressa di doppiatrice, speaker, eccetera, eccetera, la metto a disposizione in modo assolutamente gratuito, leggendo di volta in volta dei passi scelti di libri, di autori, che contengano parole e messaggi costruttivi, edificanti, ad alta vibrazione, lucenti, scintillanti. Il martedì invece pubblico un podcast ispirazionale scritto da me, prendo spunto dalla realtà, costruisco la mia poesia, la recito, la corredo da immagini e la
pubblico sul canale. Il mercoledì è il giorno del benessere, quindi c'è Paola Ferraro e un team di amici, ognuno dei quali ha la sua area di competenza, che parlano del benessere a 360 gradi. E anche questa è una rubrica importantissima, perché ci permette di accedere a delle informazioni che non sono disponibili così ovunque. Il giovedì è arrivata Rosita Dorigo, che è l'inventrice del food design, quindi è una creatrice di esperienze multisensoriali utilizzando cibi raffinatissimi, ma anche quotidiani, ma di altissima qualità, con i vini giusti. Quindi ha fatto del suo lavoro un'arte tra l'altro di cui si avvantaggiano anche brand molto prestigiosi quando devono organizzare degli eventi e così. Poi il venerdì c'è il Soul Talk, che è il talk show a tu per tu con un ospite, Chiara lo sa perché è stata già mia ospite, dove si parla di argomenti attinenti alla spiritualità. E quando parlo di spiritualità non mi riferisco alla dicotomia materia-spirito, perché per me è tutto uno. Ok, semplicemente si approfondiscono degli argomenti e si parla di cose che non sono magari sulla bocca di tutti nella quotidianità, proprio mentre si frigge, che ne so, non lo so. È un peccato. La cotoletta è così. Ma il punto d'arrivo è proprio questo, cioè far sì che questo atteggiamento mentale e di cuore vada a permeare tutte le aree della nostra vita, anche quelle più semplici. Anche la frittura. Anche la frittura deve essere spirituale, se fatta con consapevolezza, con gioia, con amore per la vita, con gratitudine per il cibo che ci alimenta, insomma. Questo è, no? Riempire di significato anche le azioni quotidiane più semplici. Quindi venerdì Soul Talk, il sabato c'è lo stilista Antonio Oliver con i suoi consigli di haute couture, molto belli, quindi ogni volta dà una dritta su come vestirsi. Corrado, che vuol dire haute couture? Haute couture. De chio de là, de ciumbiellino. Che vuol dire, Corrado? Se non sa le cose, alza la mano. No, che vuol dire? Haute couture, allora dicesi haute couture, cioè o di qui o di là, cioè o mangi sta cosa o mangi quell'altra. Cioè, non è che haute couture puoi mangiare quel che ti voglia a te. Te chiede mangiare il gocche, le buche, le mie bunze. Però, siccome la disca è lei che è in francese, mia, me che sono bergamasco, vabbè, se. Allora, vabbè, se mi ho capito, però l'importante è che capiti oltre, perché se capito a me, che ne cosa fa? Jasmine, aiutalo, per favore, aiutalo, perché sennò non ne usciamo. Corrado, è l'alta moda, è questo stilista. Corrado, hai mai sentito parlare di alta moda? Alta moda, quella che fai sul Cervino, cioè c'è un atelier sul Cervino che fanno dei vestiti, a delle giacca a vento bellissime, alta moda, solo lì le fanno, sì, la conosco, no? Jasmine, devi parlare anche in modo che Corrado ti capisca. È vero, hai ragione, Chiara. Cioè adesso, non è che, cioè, l'ho inventato io, poi il termine occhi decide le fatto me. Corrado, è la moda delle signore molto chic, infatti sul Cervino. Allora non è che adesso arrivate scusaci, è bellissimo. Comunque Antonio è un carissimo amico, è uno stilista delle dive, delle signore, delle, che sono personaggi pubblici, insomma si fanno vedere in TV, e quindi è brasiliano, una cosa a cui tiene moltissimo. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, io amo molto il Brasile e amo molto il modo in cui la donna viene vista in Brasile. È forse una visione un po' più tradizionale che ci riporta agli anni 50-60 in Italia come modo di, perché la massima aspirazione non adesso, perché i tempi sono cambiati, ma fino all'altro ieri era sposarsi, avere dei bambini, e quindi tu vai in Brasile e trovi una popolazione di bimbi, cioè hanno una crescita a livello demografico incredibile, perché è proprio ancora nella loro cultura questa cosa, e la donna viene vestita
da donna, mi spiego, non esistono dei jeans, anche il capo più maschile del guardaroba femminile, tagliato in modo così femminile come quello che si trova in Brasile. Cioè c'è un'attenzione particolare alle curve, al ricamo, a quella cosa che non puoi non apprezzare. Qui invece, anche laddove... Quindi, guarda che le curve del Brasile, noi italiani, è anni che le apprezziamo. Cioè, non è che... Io sono un po' la garante della correttezza, dell'ortodossia del discorso, quindi assolutamente banditi qualunque tipo di commento sessista. No, ma non è sessista. Allora, avete detto le curve del Brasile ci piacciono un sacco, ho confermato che è vero, cioè, sessista. Ma veramente... No, lo possiamo dire tu, no. Ah, allora sì, vabbè, però concordo con quello che avete detto. Ok, la domenica, così concludiamo il palinsesto, c'è Lucia Ribeiro, la cuoca dei VIP, è una persona che non solo si occupa di moda e quindi l'ho conosciuta in quell'ambito molto fashion perché ha un gruppo di modelle, di indossatrici che porta alle sfilate, quindi diciamo lei coordina, sai, queste persone affinché possano vestire gli abiti e interpretare al meglio le creazioni dei vari stilisti. Oltre a questo, si occupa di cucina in modo meraviglioso, è brasiliana anche lei, di origine, e la cucina brasiliana include anche quella giapponese, include altre cucine, perché in Brasile c'è un po' di tutto, c'è non solo un sincretismo religioso incredibile, ma anche una varietà incredibile di culture in un po' tutti i settori, quindi anche in quello gastronomico. In più a questo lei aggiunge il fatto che è la cuoca dei VIP, cioè si sposta nelle cucine delle persone che hanno la cuoca in casa e la chiamano per occasioni particolari, per allestire la tavola, sai, e quindi accogliere gli ospiti e preparare delle cose succulente. Quindi ha bisogno di un aiuto che vado io a farle la polenta taragna per i VIP. Guarda che... In Brasile non si usa la polenta taragna. Allora, la polenta taragna è universale, casoncelli, se voglio dire, universali. Io mi offro volontario per andare con la tua amica della cuoca dei VIP, dai VIP, a fargli assaggiare la polenta taragna, perché è un VIP che non ha assaggiato la polenta taragna, non è un VIP, perché non ha assaggiato uno dei piaceri della vita. Basta. È vero, Corrado, io l'ho mangiato una volta nella vita la polenta taragna, adesso che ci penso, non l'ho più... Hai cercato, cioè, fatto... Ho detto grazie e mi sono saziata. Chiara, è che è un piatto molto, sai, calorico, quindi sì, non credo di averlo. Guarda che a Bergamo ci alleviamo i bambini con la polenta taragna. Infatti, perché i bergamaschi hanno fatto l'aeroporto di Orio al Serio in 3 giorni? Perché ha mangiato polenta taragna, poi sono andato, deve fare l'aeroporto, già boom, è fatto l'aeroporto. Due giorni abbiamo tirato giù la pista, adesso polenta taragna. Che spettacolo, vedi i muratori. Non parlare poi dei casoncelli, cosa fanno, ma in un'altra puntata spiegheremo anche il casoncelli. Ma mi dire una cosa profonda e intelligente, Corrado. Dai. E beh, ma perché questa era bellissima. Cioè, no, è uno spettacolo, Chiara, avere come boss una persona che riesce a farti ridere del continuo. Sì. Perché poi sì, quando ci si mette è serio, cioè quando scrive mi manda a dire... No, ma non credo veramente. Guarda che io ho dei problemi alle volte a discutere con lui, se non mi piace qualcosa fatta da lui. L'altro giorno valutavamo un progetto... Poi, guarda, c'è sto senso, gli ho fatto un lavoro bellissimo, cioè che mi hanno proprio... Ho vinto anche il primo premio mondiale per miglior lavoro fatto per Chiara 2020 e lei me l'ha cassato. Cioè io non dico niente perché... Era un lavoro di... fa niente. L'affetto per lei... Ingratitudine. Jasmine, ascolta, praticamente tu nel tuo palinsesto dai ogni giorno un tassello di benessere e felicità. Sì. Perché ogni giorno, ecco, metti l'attenzione allo spirito, l'attenzione alla cultura, l'attenzione alla buona cucina, l'attenzione al curarsi, essere bello, perché comunque la moda è un'espressione culturale fortissima, è molto profonda. Quindi mi piace molto questo percorso che fai settimanalmente. Hai un obiettivo? Cioè, fai questa cosa bella? C'è uno scopo? Cioè, sai grosso modo dove si arriverà? Ma sai, Chiara, lo scopo dal punto di vista così invisibile, valoriale,
è quello di ispirare le persone a essere felici. E quando parlo di felicità ci tengo a puntualizzare che non vuol dire buon umore. La felicità non è legata al buon umore perché ti è accaduto qualcosa di buono o di bello. La felicità è la consapevolezza di essere vivi, di vivere un miracolo perché potresti non esserci, e quindi non c'è nulla che si possa dare davvero per scontato. Te ne accorgi quando manca. Allora ritorni sui tuoi passi e dici wow. Ecco, questa è la felicità. La felicità è riuscire a trovare il proprio scopo nella vita, e ognuno di noi ha il suo, come ognuno di noi ha le sue impronte digitali. Il proprio scopo lo si trova facendo attenzione a quello che ci piace, a quello che ci fa battere il cuore, a quello che ci fa stare bene. Quello che ci fa stare bene ci proietta in una dimensione atemporale dove possono passare delle ore e neanche te ne rendi conto, e crei, e la tua creatività si esprime al meglio. Quella è la tua mission, quello è il tuo messaggio. E molto spesso questa mission ha bisogno, da parte di chi è alla ricerca del vero sé, di un'implementazione. Questo giardino va comunque curato, non è che dici ok, mi piace questo, lo faccio, ok, voglio essere eccellente in questo, allora mi procuro altre risorse per coltivarlo il mio giardino, perché, come dire, mi è stato dato, questo è il regalo che ho ricevuto, sta a me adesso decidere se metterci la siepe di un certo tipo, il labirinto, il roseto. Quindi sei tu l'artefice dell'arredamento del tuo giardino, che deve comunicare al mondo il messaggio di cui sei portatore, sempre parlando per metafora. Certo. Vabbè, ma parlare di uno strumento potentissimo per parlare all'anima. Invece a livello concreto, concreto, l'obiettivo è riuscire a comunicare questo messaggio e raggiungere questo scopo di valore spirituale, eccetera, attraverso la costruzione concreta della web radio, del talk show con la sua troupe, con la regia, con i suoi studi, del film d'animazione. Quindi servono risorse anche di un certo tipo. E questo è il motivo per cui, oltre agli abbonamenti del canale, un passo alla volta, perché sto costruendo pian piano, giorno dopo giorno, quindi ci arrivo, sposto tutto questo anche, lo metto a disposizione di chi vuole partecipare in modo più concreto e più presente, quindi mi sposto su una piattaforma come Patreon, che è nata proprio per questo. Ci sarà un crowdfunding, ci sarà la promozione di oggetti, si chiama merch, diciamo dal punto di vista così un po' quotidiano, merchandising legato al personaggio di Ondina, ma quello che intendo fare è studiare un merchandising che sia funzionale al benessere e al messaggio dato. Ti faccio un esempio, l'acqua che noi beviamo è importante, la qualità dell'acqua che noi beviamo. L'acqua nella bottiglia di plastica subisce degli stoccaggi per mesi, anni, in magazzini, esposta al sole, ha delle particelle di plastica dentro. Parlo in modo molto semplice per far capire alle persone che dovremmo abituarci, creare una cultura anche in questo senso e dotarci degli strumenti per bere un'acqua di qualità. Uno degli strumenti che io utilizzo bevendo l'acqua del rubinetto, oltre a benedire l'acqua, perché comunque l'acqua riceve la vibrazione delle parole buone. E è anche buona l'acqua, bada. È anche buona perché è controllata spessissimo l'acqua del rubinetto, cioè subisce dei controlli molto più frequenti rispetto all'acqua minerale, che ha tutta la sua etichetta di valori, che oggi non sono più quelli di un tempo. Allora, per solarizzare l'acqua, per informarla, per esporla all'ambiente circostante in modo tale che venga ripristinata la sua struttura molecolare originaria, quella naturale, quella della sorgente, è utile travasare l'acqua del rubinetto in una bottiglia blu, perché il blu è il colore, la frequenza a cui l'acqua è abituata, essendo esposta al cielo. Se tu guardi un lago, il mare, lo vedi di colore blu, riflette il cielo, e quindi quello è il colore dell'acqua. Bello, bello. La bottiglia di vetro, perché è fatta di silice e che è sabbia ed è l'elemento naturale con cui l'acqua gioca nel suo andirivieni come onda sulla battigia. Quindi siamo sempre lì, e quindi ci sarà la bottiglia, e sto pian pianino creando intorno al personaggio di Ondina tutta una serie di oggetti che noi possiamo
acquistare e in questo modo finanziare sempre il progetto, perché l'obiettivo ultimo, Chiara, è fare il film. Ecco. L'obiettivo ultimo è rendere disponibile questo messaggio in questi 5 canali. Il vlog esiste già, la radio me la sto inventando sotto forma di podcast, però immagina quanto sarebbe bello poter disporre delle risorse necessarie per realizzare queste cose, che prendano una vita propria, capito? Che ogni canale sia al di fuori del canale YouTube. Sia... Abbiamo praticamente... Il film su Ondina mi piace, ma adesso ho una domanda che molti ascoltatori ci stanno facendo: ma Ondina è fidanzata? Ma Ondina chi? Aspetta, vabbè, allora adesso Ondina è fidanzata, che deviamo il discorso. Ondina lei? Stai parlando di lei? Fidanzata? No. La domanda è: Ondina è fidanzata? Dai, adesso tu rispondi, cioè sei tu che devi darmi la risposta. Cioè, allora, c'è un fidanzato, Corrado, di Ondina? Corrado, tu lo sai che esistono i social e i social raccolgono tutte le nostre informazioni, quindi le mie informazioni sono lì. E laddove c'è scritto... Sui social ci sono le informazioni che si vogliono mostrare. E io volevo arrivare lì, Chiara. Ah, ecco, perfetto. Volevo arrivare proprio lì. Sotto relationship tu vedi il vuoto totale. Perché... Ondina è libera. Allora, tutti i nostri ascoltatori possiamo comunicare che Ondina è libera, attenzione. Sono Ondina, nata libera. Il cartone animato, tu non impersonalizza, io parlo del cartone animato, che è libero. Certo. Nel film ci sarà, io adesso faccio uno scoop, faccio uno spoiler, nel film ci sarà un'interessante storia d'amore tra Ondina e un personaggio misterioso che non vogliamo... non ci sarà, che partirà all'inizio un po' in sordina all'inizio del film, però il culmine del film sarà questa bella storia d'amore che culminerà con proprio questa mareggiata di Ondina su una spiaggia, quindi con tutta una cosa molto molto anche interessante da un punto di vista proprio del racconto. Bellissimo. E non svegliamo questo amore segreto di Ondina, che però sappiamo c'è, possiamo dire che c'è, perché il non dire che c'è è come dire che c'è. Ok, Corrado, visto che stai spoilerando, io sono curiosa a questo punto, mi piacerebbe sapere come la vedresti Ondina fidanzata, cioè con chi la vedresti, quale elemento naturale potrebbe ambire alla mano di Ondina? No, ma io faccio un'altra domanda, quanti fidanzati può avere Ondina? Brava, ma Ondina, brava. Ondina ma se è libera, ma se è felice, potrà avere anche tutti i fidanzati che le pare? Degli amici, diciamo amici di Ondina. Ma tu hai parlato di fidanzati. Gli amici, si dice così oggi nel linguaggio dei giovani, cioè, amici di Ondina. Ma tu non sei giovane, ma che usi il linguaggio dei giovani? Ho capito, ma io sono un sociologo, quindi lo curo. Gli amici di Ondina. Allora, comunque io volevo fare un altro spoiler sul film. Nel film ci sarà anche un importante, proprio una trama molto avvincente, certo, perché Ondina combatterà contro un cattivo, perché oltre al fidanzato, quindi oltre alla storia d'amore, c'è anche il combattimento con un cattivo tipico, cioè proprio tutti i film hanno un cattivo, c'è, questo è un cattivo proprio epocale, cioè dalla storia del mondo, no? E credo che tradotto oggi nel tema più moderno si chiami plastic, io però adesso non vorrei anticipare. L'inquinamento come... in realtà, l'inquinamento in ogni sua parte. Plastic, adesso è che tu mi smonti un nome che i pubblicitari hanno studiato per mesi, plastic con la K finale grossa, e adesso arriva lei. Se ti piace la K finale. La K finale, che è un mitra russo, la K47, quindi è... No, però questa storia di Ondina mi sta già appassionando. Io adesso voglio essere un finanziatore del film, poi ne parliamo. Vuole essere presente alla sceneggiatura, alla stesura della sceneggiatura. Allora, una cosa posso dire? Scrivertene un pezzo, Jasmine, cioè, diciamocela così. Cioè, però non volevo... Corrado, voglio già annunciarti questo. Sarai il regista. Il film si basa sulla storia narrata nel libro. Quindi c'è un collegamento tra i libri e il film. La protagonista è Ondina perché è l'acqua, lei è una creatura acquatica, ma è la rappresentante dell'acqua. Poi la storia della sua nascita, del suo concepimento, è una cosa bellissima, di una poesia
di una poesia pazzesca, e tra l'altro si ispira a una cosa che io ho vissuto, quindi anche autobiografica. Mi è capitato un paio d'anni fa di parlare di questa mia idea con un amico americano, Peter Arpesella, così se vedrà il video si riconoscerà, e mi dice: "Cazzo, fino qua, perché se non ha chiuso è un amico veramente, per colpa cioè, di Corrado." Peter grazie, mi ha proprio detto Jasmine, tu devi fare di questa situazione che hai vissuto, cioè è il titolo di un film, il titolo di un libro. E quindi ho scelto di utilizzare questo episodio vero per collocare Ondina nella sua nascita, come sai, Venere che esce dalle acque. Bello. Quindi sarà una cosa molto bella, poetica. No, io poi voglio fare un altro spoiler, però senza dirlo, proprio visivo. Abbiamo scoperto con la redazione, adesso stiamo un po' indagando, sai, adesso che tu ci hai detto questa cosa di Ondina, stiamo indagando e abbiamo scoperto, attenzione, il piatto preferito di Ondina nel film. Aspetta, casoncelli. Cosa sono i casoncelli? Perdonate l'ignoranza. Non lo posso dire, cioè non lo dico, l'ho fatto vedere, perché abbiamo scoperto questa notizia dell'ultima ora, abbiamo scoperto proprio che Ondina nel film avrà un suo piatto preferito che cercherà un po' in tutto il mondo, finalmente lo troverà, il piatto è questo, non volevo proprio rifarlo vedere. No, ma comunque, Jasmine, neanch'io mangio casoncelli, non credo di averli mai mangiati, sarà roba perché vi siete perse, però Ondina che è avanti ha detto che questo è vero. Vabbè, è comunque detto questo, no, io vorrei garantire che come direttore è molto più, cioè è un serio professionista Corrado, sì. Ci tengo a lasciare questo messaggio perché non vorrei confondere le persone. Jasmine. Che adesso... meraviglia, ragazzi, avete fatto tutte le vostre domande o avete ancora domande? Io ho un'altra domanda, ne abbiamo almeno una a testa, ne abbiamo, non ci provate. Ma chi ti ha seguito finora, che fine farà? Cioè potrà continuare a seguirti in un formato ridotto, quindi avrà accesso, che so, ad alcune parti ridotte, oppure no, basta, addio? Allora, no, questa è una cosa eticamente non fattibile per un YouTuber. Quindi chi mi ha seguito finora troverà i suoi appuntamenti così come stanno. Non solo, troverà un arricchimento ulteriore. Altre finestre si apriranno, ok? Messe a disposizione di tutti, anche dei non abbonati, con l'avvertenza che gli approfondimenti sono riservati agli abbonati, cioè realizzo delle puntate, degli speciali con i protagonisti del palinsesto di Ondina, come se fossero dei dietro le quinte, in realtà sono proprio un andare a fondo di quella cosa, quindi l'appetizer per tutti e il piatto ricco micifico logicamente per chi contribuisce al progetto, perché mi sembra il modo più carino. I casoncelli solo per chi contribuisce al progetto. Esatto, ma una richiesta da parte, Jasmine, ho una richiesta. Ma poi, potresti ospitare per favore Corrado in una puntata speciale in cui, con lo stilista, in cui può dare dei consigli, e così te li spiega l'alta moda a Cortina. È la puntata con il cuoco o la cuoca, non mi ricordo, la ricetta dei casoncelli. La faccio. Ma sarebbe una meraviglia. Vedrò questa ricetta segreta che si tramanda di generazione in generazione. No, ma io ho una domanda, Cicciai, non ci provare. Allora, ma in tutto questo palinsesto, io mi aspetterei come tuo followers, cioè proprio, la ridico perché mi è uscita un po' dopo, followers, no? Di avere anche uno spazio in cui io posso parlare con te, c'è? Certo. Allora, a seconda delle fasce di abbonamento, perché poi ci sono tre fasce di abbonamento, grazie per la domanda, Corrado. Allora, la fascia da Ondina... Un'ora che ti faccio domande, un'ora! E tu per una che ti fatturare? Perché ci sono i casoncelli dietro, Chiara, tu questo Chiara, leggila nell'altro modo. Siccome con Corrado abbiamo riso finora, l'ho ringraziato per avermi fatto finalmente una domanda. Brava Jasmine, brava. Allora Corrado e Chiara e tutti coloro i quali, ci sono tre fasce d'abbonamento, l'Ondina d'argento. L'Ondina d'argento prevede l'investimento di 13 centesimi al giorno. Cosa ti dà? Ti dà l'accesso totale a qualsiasi approfondimento
Sul e io posso dire che per me sono pochi. Cioè, e, ok, aspetta un attimo. Ma la partenza, io non sono d'accordo. Io lo sai, quando anche con Corrado parliamo di prezzi, cioè 13 centesimi al giorno non è... Appunto, se ti avessi detto 3,99 euro al mese, qualcuno avrebbe arricciato il naso. È, diciamo, un modo per dirti, guarda che ce la si fa. È psicologia, Chiara, applicata al quotidiano. Tu lo sai, certe cose dette in un certo modo, e tu me lo stai dimostrando, sono, ah, ma caspita, ma allora posso finanziare? Immagina se 2.000 persone, 2.000 iscritti, tutti si abbonassero alla fascia più bassa. Io avrei già un piccolo introito che potrei destinare agli abbonamenti con varie app che mi consentono di partire con la radio web, di dare un anticipo al mio ghostwriter per la realizzazione del libro. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, il numero di persone coinvolte, anche con una piccola, sai, così, un piccolo contributo, possono fare tantissimo. Allora, Ondina d'argento, accesso a tutto quello che è riservato agli abbonati. Ondina d'oro, e qui veniamo a 23 centesimi al giorno. Qui le persone hanno accesso a un gruppo esclusivo su Facebook. In questo gruppo ci alleniamo, giorno dopo giorno postiamo delle proposte, testi di canzoni, poesie, aforismi, anche scritti da noi. E bello, le cose migliori io le leggo nel live reading del lunedì successivo. Quindi la persona che contribuisce e dà il suo apporto dice, ah che bello, Jasmine poi me lo legge dicendo il mio nome, quindi è un partecipare. Ok, Ondina brillante, terza fascia, 33 centesimi al giorno. L'Ondina brillante, oltre ai vantaggi che abbiamo già visto, perché ogni livello comprende i vantaggi, tutti gli vantaggi indietro, Ondina brillante prevede in più anche una chat esclusiva su WhatsApp, quindi io do il mio numero di cellulare alle persone che si abbonano con l'Ondina brillante, un numero ovviamente dedicato con una chat dedicata, dove di giorno in giorno do un messaggio vocale di ispirazione e invita alla riflessione, e anche questo è un tassello aggiunto per essere più felici. Bello, bello. Sì, per realizzare un film d'animazione bisogna spostarsi su Patreon, fare dei crowdfunding, fare delle cose molto più, diciamo, e quelle anche le organizzerò strada facendo. Quindi ci saranno vantaggi diversi e insomma... Va bene, dai, io direi, allora, a parte il fatto che nella terza fascia puoi anche mettere l'aggiunta al fatto che chi è in quella terza fascia può chiedere consigli a tutti gli esperti e riceverli. Che anche questo potrebbe essere un'idea. Tieni conto, Corrado, del fatto che quando si organizzano le dirette, c'è una chat dal vivo dove le persone possono porre delle domande, e io fino a questo momento ho lasciato la chat libera, quindi chiunque può fare delle domande, pronti via cavalleria a ricevere delle risposte. Se ci sono delle consulenze, se si aprono altri tipi di canali, a quel punto si trovano altre formule per andare avanti. No. Allora, quindi, a parte l'obiettivo, facciamo il film su Ondina, e che potrebbe essere, vabbè, il nuovo film della Disney, perché poi alla fine ci sono questi temi. A parte rendere il mondo migliore, che in realtà è un obiettivo non di tutti, perché devo dire che ultimamente molta gente sta facendo di tutto per renderlo peggiore. Io potrei fare i nomi, ma non li faccio, ma ce li ho in una lista privata che poi userò per andare a fare un po' di repulisti. Ma detto questo, mi sembra che, quindi, riassumendo, perché poi siamo un po' alla fine di questa chiacchierata, di questa prima, speriamo non ultima, chiacchierata con te. Riassumendo, allora, un progetto interessante, un progetto per star bene, fatto da chi adesso sta bene e che in passato non è stato tanto bene, quindi tu, più esperienza di te, cioè, sei la persona giusta per poter dire, ragazzi, io ci sono passato. Io e Chiara ci siamo passati tanti anni fa, io avevo 3 anni, ho avuto una grossa crisi con la mia maestra dell'asilo, sì, perché io mi ero un po' innamorato di lei, lei mi ha rifiutato, io ero precoce, quindi, e poi non mi sono ripreso, mi sono ripreso solo in seconda elementare, che è arrivata una supplente, e allora poi mi sono innamorato di lei. Però vabbè, adesso non voglio star qua a farvi, per esempio, quindi tutti sappiamo
questi momenti difficili. Anche Chiara, io non posso parlare per lei, però voglio solo dire, è 11 anni che è felicemente insieme a un colonnello dell'aeronautica che vola in giro per il mondo, quindi anche lei ha avuto i suoi traumi. Detto questo, mi sembra come che vedete, io ho difficoltà sul campo lavorativo. Ci mancherebbe. Ovviamente, Jasmine, noi siamo sempre felici di essere dalla tua parte, perché sei una persona solare, una bella persona, cioè, ci sei piaciuta fin dall'inizio, e ci piace il modo con cui tu affronti la realtà delle parole, che è una realtà che tutti noi dobbiamo imparare a costruirci usando le parole belle e non le parole brutte. Io adesso vi lascio, poi lascio la parola a Chiara, ma io devo scappare, quindi vi lascio con due grossi messaggi importanti. Il primo è questo: il futuro del cibo. E il secondo, Jasmine, adesso ti devo purtroppo rivelare una cosa che non ti ho detto fino adesso, ma te la dico in questo momento per riprendere il discorso che abbiamo fatto all'inizio, no? Del fatto che in fondo tutto è collegato da una forza assoluta. Allora, Jasmine, io sono tuo padre. Corrado, non andartene, che devo dirti una cosa. E te lo dico proprio prima che tu spenga la tua telecamerina, così saluto Chiara e siamo noi. Lasciamo te, Chiara, parlare male di me così liberamente, capito? Per quello che io... Ragazzi, io voglio dirvi una cosa. Come ho fatto un vero e proprio atto profetico nel mio canale YouTube, dividendo in sezioni i contenuti e mettendo Radio Ondina... Teleondina, ecco, a seconda che si tratti di video, podcast, eccetera, io vi propongo in quest'era digitale che stiamo vivendo, proprio perché non abbiamo di fronte a noi, diciamo, una più pallida idea di quella che sarà la tempistica, perché come facciamo a pronosticare i tempi? Allora, facciamo un atto profetico qui e organizziamo un talk show digitale sul mio canale, tutti e tre, con di volta in volta un ospite diverso. Che ne dite? Dai, va bene. A me basta che mi permettete di parlare di Casoncelli, poi io ci sarò sempre. Ciao Corrado, grazie. Ciao bene, ragazze, un bacione a tutte e a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso, ma anche a quelli che non ci hanno ascoltato. Vaffan bagno anche a loro. Ciao ragazze. Ciao Corrado. Ciao. Ascolta Jasmine, andiamo in chiusura. Chiara, tu hai un'altra domanda da farmi ancora? Hai altre domande? No, in realtà, è tutto chiaro. Era chiaro prima, cioè erano i punti che ci interessava mettere in evidenza. Mm-hmm. Quindi la struttura, il costo, cosa ne sarebbe stato dei vecchi e cosa ne sarà dei nuovi, che per noi erano le cose un po' più importanti. Ah, una cosa, Chiara, prima che tu sparissi per quella cosa tecnica che è successa, mi avevate, non mi ricordo se tu o Corrado, chiesto quale fosse, forse tu, il mio target. Sì. Okay, il mio pubblico. Allora, quello che ti voglio dire è, sto verificando questo, sì, ci sono i fan del doppiaggio affezionati alla mia voce, ai cartoni animati che ho doppiato, a tutte le cose che ho fatto in passato, e quindi rivedermi in video fa un certo effetto, quindi ci sono, partecipano. D'altra parte ti devo dire, ci sono molte persone che sono alla ricerca. Sì. Alla ricerca, punto. Di qualcosa che non si vede, ma Antoine de Saint-Exupéry, nel Piccolo Principe, ci ha lasciato questa bellissima frase che è l'essenziale, invisibile agli occhi. Ed è vero, perché ci si trova a un certo punto nella vita a chiedersi, ma tutto questo, ok, allora, so what? E allora... che ne faccio? A cosa mi serve? Continuiamo a vivere in questa dicotomia, consapevoli del fatto che non siamo il personaggio che interpretiamo e però prigionieri dei panni del personaggio che interpretiamo. Quindi è necessario trovare il coraggio di uscire dal personaggio, prenderne consapevolezza, dire questo è il mio ruolo, ok, ma io sono di più. Esatto. Sono di più. Accettare di essere di più. Certo, certo, si apre un universo, non un mondo, è bellissimo. Quindi sono persone che cercano se stesse, cercano uno scopo, un significato, ed è esattamente il pubblico a cui Ondina si rivolge. E sentono di essere di più.
Sì. Molto bello. Sì. Sì. Sì, sì. Beh, grazie, grazie mille. È stato divertente, ma anche edificante. Grazie di tutto, Chiara. In bocca al lupo. Grazie. E viva il lupo. Viva il lupo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, cara.